Coltivare 2 ettari di orto biologico circondato da piante e arbusti per preservare la biodiversità nella fertile pianura padana tra la Via Emilia e il Po. E questo è l'obiettivo dell'azienda agricola Erbucchio di Rottofreno in provincia di Piacenza, protagonista della nuova puntata di Pianeta Verde in onda lunedì 8 maggio alle ore 21. Lo spirito di iniziativa di Simonetta Covini ha dato vita ad un'azienda multifunzionale nella quale vengono coltivate più di 70 specie diverse di ortaggi, cereali alternativi, farro monococco ma anche frumento, con un frutteto che ospita una ventina di varietà antiche di pomace e drupace, seguendo i dettami del biologico, arrivando a praticare anche un'agricoltura sinergica organica selvatica, che significa più che mai pesticidi zero. Siamo passati da un'agricoltura biologica classica, in realtà io non ho mai usato niente, né concime né diserbo, ma per scelta, anche se in alcuni sono consentiti alcuni prodotti, e siamo passati a una fase di sperimentazione. Da 2 anni stiamo facendo esperimenti per trovare un sistema che vada bene per l'agricoltura di pianura, quindi abitualmente coltivata in modo intensivo, che possa essere più sostenibile rispetto all'agricoltura classica dei miei vicini e della gente qua intorno, e che possa essere fatta anche con le macchine, non soltanto manualmente. Quindi stiamo facendo esperimenti che coniugano agricoltura biologica classica, agricoltura sinergica, quindi con le consociazioni tra i vari tipi di coltivazione, e agricoltura selvatica, che è un'agricoltura che prevede che si ripristinano le condizioni presenti in natura. Quindi inizialmente ci sono delle fasi, stiamo facendo ancora esperimenti, abbiamo tutto uno studio anche su le lune, le semini, i trapianti, cerchiamo di essere meno invasivi possibili, quindi minor intervento possibile. Questo significa che l'anno scorso io ho irrigato le mie piante 2 volte in tutto l'anno, che sembra inconcepibile. Questo modo di agire permette, se possibile, un approccio ancora più gentile verso la natura, mantenendo intatta la biodiversità e producendo verdure, frutta e cereali dal gusto antico e genuino. Alimenti che vengono venduti freschissimi e in parte trasformati per poter essere utilizzati fuori stagione, proprio come accadeva un tempo.